Ciao! Questa è Arte Green, io sono Alicia. Io sono Giovanna. Il nostro motto è essere green con creatività. Abbiamo visto che il gesso acrilico, il video che abbiamo già fatto, ha avuto grande interesse e anche tantissimi commenti. Quindi abbiamo deciso di fare un nuovo video per spiegare a cosa serve il gesso acrilico. Se poi avete qualche domanda da fare, tranquillamente scriveteci e noi risponderemo. Speriamo di saper rispondere. Allora, se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate le notifiche così sarete sempre informati sulle cose, sulle nostre novità. Seguiteci anche su Instagram e visitate anche il nostro sito web. Allora, ora andiamo a vedere a cosa serve questo gesso acrilico. Il gesso acrilico è una base da dare su dei supporti. Può essere fatta ad esempio per dipingere su delle tele oppure su dei legni, su vari tipi di legni, ma è, diciamo, un'imprimitura per tutti, quasi tutti i supporti, per quasi tutti i materiali. È possibile sia farlo da soli, infatti abbiamo fatto un video con la ricetta per farselo da soli, che è molto facile, quindi vi consigliamo di farla da sé perché risparmierete, oppure lo potete comprare. Magari nel link in descrizione vi mettiamo vari gessi acrilici che potete comprare. Quindi il gesso acrilico, chiamato anche fondogesso, viene utilizzato in pittura, per il decoupage, anche in scultura, però diciamo che in generale viene utilizzato per dare proprio una base migliore al supporto su cui vogliamo dipingere. Noi facciamo vedere anche degli esempi su cui abbiamo dipinto anche grandi dimensioni per la nostra casa. Può essere usato quindi su una tela, su vari tipi di legni, anche legni di scarto, il legno vero e proprio, perché a maggior ragione sui legni, se diamo un fondo bianco, il colore si aggrappa più facilmente. Quindi col gesso acrilico in pratica riesce a regolare l'assorbimento e l'adesione dei colori su tanti tipi di superfici diverse. Quindi è perfetto quando abbiamo un supporto che noi vogliamo coprire e che sia omogeneo. In genere è bianco. Nella ricetta del fai da te non c'è il gesso, ma il borotalco, ed è bianco. Però volendo, se vi serve una grande superficie, la volete fare direttamente già colorata, magari è una tela, quindi è già bianca, potete farlo anche colorato. In quel caso lì non ha senso farlo bianco e poi darci un altro colore. Però noi, quando l'abbiamo usato, ad esempio sull'MDF, abbiamo sempre dato il bianco, anche uno strato molto leggero perché basta, e poi il colore acrilico. Però si può usare anche con i colori ad olio, con gli altri colori, insomma. Allora, vedrete che quando stendete il gesso acrilico asciuga anche molto velocemente, e quindi vi basta anche una sola mano, quindi potrete poi tranquillamente dipingere sopra. Quindi vi consigliamo di andare a vedere la ricetta nostra per farcelo da soli, e se vi interessa molto questo argomento, come stendere il gesso acrilico, se ci sono altri modi, vari modi, allora scrivetecelo, così noi magari facciamo un altro video proprio per farvi vedere come si usa il gesso acrilico. Speriamo di essere state chiare, che avete capito a cosa serve, che vi abbiamo dato anche altri consigli. Ci raccomandiamo di andare a vedere il video come farlo da soli, perché vi conviene, risparmierete molto, e è veramente facilissimo soprattutto. Allora, se vi è piaciuto mettete mi piace, poi iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su Instagram artegreen.it e visitate anche il nostro sito web, dove troverete tante idee regalo, tante idee e tutorial di arte riciclata e tanto altro ancora. E soprattutto, se avete qualche domanda, scriveteci. Allora, al prossimo video, ciao!